Non è passata inosservata la sfilata di carri armati transitati lungo la linea ferroviaria adriatica. Nella giornata di domenica 15 novembre sono arrivate numerose foto alla nostra redazione relativa al passaggio di un treno carico di mezzi militari a Senigallia. Uno scenario che ha destato non solo curiosità ma anche preoccupazione visti i recenti attacchi a Parigi, le minacce terroristiche da parte dell'Isis e le parole del Premier Hollande che ha dichiarato la Francia in di guerra. E come potete vedere da questa immagine, sono stati avvistati anche in altre parti d'Italia, come alla Mezzaterme, a Termini e nella stazione di Orte. L'episodio anche sui nostri social network ha suscitato non poche discussioni sul reale motivo dell'insolito transito. In realtà, come ci conferma la Polizia Ferroviaria, trasporti come questi sono molto più frequenti di quello che comunemente si pensa. E possono riguardare, ad esempio, dei semplici trasferimenti da una casa. Serma all'altra. L'operazione infatti risulta molto più rapida se effettuata su linea ferroviaria piuttosto che su strada. Non c'è da preoccuparsi, inoltre, perché questo passaggio non è da collegare a quanto successo nella capitale francese. Trasporti eccezionali come questi, rassicurano gli agenti, vengono programmati già da diverse settimane prima. In merito a questa notizia, l'onorevole Lara Ricciatti di sinistra italiana ha depositato un'interrogazione parlamentare. È un clima di apprensione comprensibile ha detto che porta molte persone a chiedersi cosa stia realmente accadendo. È necessario chiarire i dubbi ed evitare la diffusione di informazioni allarmanti o poco chiare. Per questo Ricciatti ritiene utile un chiarimento ufficiale del vertice della difesa al fine di tranquillizzare i cittadini.